Lo sportello del cittadino sulle problematiche di Taranto Savvito è in collaborazione con B&B Albergo La Manna, l'edicola di Francesco Castelli, Phoenix Acconciature, 2C Ferramenta, La Baguette, Sguardi dal Mondo, agenzia di viaggi e turismo. Lo sportello del cittadino è a San Vito, Taranto, precisamente in Via del Tramonto. Una zona davvero baciata dal sole, un sole che si specchia sul mare. È una giornata bellissima, dinanzi a questa meraviglia della natura, però noi assistiamo a certe brutte abitudini, a certi atti di inciviltà da parte di alcuni cittadini, i quali hanno la pessima abitudine appunto di lasciare delle sedie sulla spiaggia, addirittura una barca, le sedie poi legate con una catena. Dicono tanto: domani ci serviranno, verremo qui e noi avremo le nostre sedie. Beh, non si fa così, altrimenti se ognuno lasciasse un proprio oggetto, immaginate un po' cosa diverrebbe la spiaggia. Irene Lamanna, cosa ci dice al proposito? La tua associazione Taranto Turismo è sempre vigile, è il gufo, è sempre attento, è un brand di San Vito. Ormai è un brand di Taranto. Taranto, by the Assessore De Gregorio. Sempre assessore, io che dobbiamo ringraziare per aver creato questo brand. E che ti ha anche invitato a cena. Questo, a Però questo. la cena non si è vista ancora. A me questo invito ancora non è No. giunto, però vedremo. Io so, è stato fatto rivolto alla tua persona per attraverso la mia persona. E io aspetterò questo invito a cena, vedremo poi come, insomma. Volendo scherzare, si potrebbe dire: mo mangi tu, ma andiamo alle cose serie. Andiamo alle cose serie. No, piuttosto ci aspettiamo magari che proprio l'assessore Di Gregorio, che tanto dice di occuparsi del territorio di San Vito, si occupi anche di questa problematica, ovvero di avvisare tutti i suoi elettori sul territorio. Ce ne sono ancora? e non lo so, dopo il gufo bisogna vedere, però tutti i suoi elettori di non adoperarsi a creare questo scempio, addirittura di legare con delle catene un catenaccio delle sedie. Perché? Perché ovviamente non è una tendopoli, non è un accampamento, ma questo è un litorale bellissimo al quale si sta cercando di dare quanta più. Io inviterei l'amministrazione, così inviterei chi preposto a rimuovere queste sedi. Esattamente, quindi gli assessori magari dovrebbero intanto educare i propri elettori, perché tanto gli elettori se ti vogliono votare ti votano lo stesso, anzi più li mazzoli più ti votano, quindi magari dovrebbe imparare, sarebbe Cito opportuno, docet. cito docet, quindi dovrebbe imparare questo, ma al di là di questo il servizio AMIU, qualora quest'estate dovessero accadere di questi scempi o le Accadranno, tendenze, accadranno. sicuramente accadranno, o le tendopoli o qualunque altra cosa, dovranno prendersi ogni mattina insieme alle loro associazioni che puliscono le spiagge l'onere e il dovere di rimuovere tutto quanto viene lasciato da cittadini che in maniera Poco civili, poco per così civili, dire. poco civili. Insomma, o lo capiscono o lo capiscono. Se non lo vogliono, se i cittadini incivili non lo vogliono capire con le buone, lo capiranno con le cattive, dove per cattive intendiamo la rimozione di questi oggetti. Tutto qui.